Akita l'ho fatto per la prima volta. Chi salverei tra la mia ragazza e mia sorella? Chi mi conosce meglio, mia sorella o la mia ragazza? Secondo me le sbagliate tutte e due. Per chi vince ci sarà in palio uno shopping. Per chi invece sbaglia... Sì, non esagerare. Beh. Voi pensate, ma questo robo bagna di brutto. No, infatti non farò troppo. Siete truccate? Sì. Iniziamo. Allora, ma sta già reccando? Amo da mo. Ok, iniziamo. Ah, non sbirciate le domande. Ma io secondo me non ne azzecco. Ma perché la memoria a breve termine. Ma non deludermi, per favore. Non ti deludo. Partiamo con domande semplici e tranquilli. Il mio colore preferito? Oh, questo me l'hai detto una volta. Ma non ti vesti mai tipo con colori? Ah, ce l'avete? Beh. Sì. Girate la telecamera. Nero. Arancione. Ma da quando è che ti piace l'arancione? Mamma, ti giuro, non lo so, fa schifo. Uno, due, ma è colore mai... da vecchio, cioè, ma tipo poi... chi ha la casa arancione. Ma ti ma poi non si è mai vestito di arancione lui. L'arancione. Ma, fa un po' fissante. Ma che cazzo volete? Un puntalice. Che schifo è l'arancione. Ma sei un merda, te lo giuro. Cioè, rosso, blu, arancione, vabbè. Uno Alice, a posto. Seconda domanda. Quanto sono alto? Oh, madonna. Allora, come me praticamente, lui dice di più, ma... Ma come? Allora, io sono 1,75, Massimo. Non sei 1,75 tu? Sì, sono un 80. No! Sì, ma se tu sei 1,75... Vabbè. Con le scarpe un 80 tutti, secondo me. Cioè, mi ricordo che mi hai detto una cosa, vai. 3, 2, 1... Io ho messo 1,78-80. Io 1,80. Io un 80. Brava, amore. Ah, ok. No, ma l'ho scritto 80. Hai scritto 1,78, 1,80 non va. Ma raga, non è uno. Dopo ti misuro, te lo giuro, ti bagno tutto se sei 1,78. Te lo giuro che ti bagno tutta io. Ma poi... No, Gabri. Prossima domanda. A che età ho dato il mio primo bacio? A parte che tu, oltre a me, non hai baciato nessuno. No, ma avevi detto. Però non so l'età, cioè so tipo il periodo, capito? Ci sono. Vabbè, aspetta. Io scrivo una roba circa, ok? Scrivi una roba circa. Ok. 3, 2, 1. Io ho scritto all'asilo. Tu mi hai detto così. 5 anni ti però hai avuto. È giusto? Sì. Ti pare che devi baciare una ragazza a 5 anni? Cioè, boh, se... Bagus. Siamo 2 a 1. Scappa la tocca. Andiamo alla... Tu caghi? Adesso col ciclo un po' questo mix pazzo, vai. Ti lascio. Tra le mie canzoni, quelle che ho fatto io, qual è la mia preferita? Lo so. Aspetta, come si chiama? Poi? Che cazzo vuol dire come si chiama? Ma io non mi ricordo il titolo di tutto. Vedi? Lo so. Allora, facciamo così. Dacci almeno un consiglio. Se è una tra quelle più nuove o più vecchie. Non vi do un cazzo di niente. No, dai, uno. Ok. Boh, io ne ho scritta una vecchia perché secondo me questa ti piaceva. 3, 2, 1. Non so che la stessa. Fatemi vedere. Ora sai perché. Ma perché ho scontato un ciao ciao, ho detto, vabbè. Meno 2 tutte no, e due. Ma cosa? Andatevene alla prossima domanda. Stavolta torno un pochino più facile perché veramente. Vai. Quanto peso? Ah, la facilità, cioè, oh, cazzo ne so. Ah, oddio, aspetta, lo so. Vabbè, okay, sei dimagrito. No, un po', pesa. No? Sì, adesso io so quanto pesi perché pesi 10 kg più di me. Ci siete? Sì. 3, 2, 1. Fatemi vedere. Vabbè, amo, così mica di 2 kg in più. Siamo 3 a 1 per Alice. Emma, riprenditi. Ma io un so cosa più tu è di dentro. Adesso aumentiamo la difficoltà e andiamo un pochino più sul piccante. Qual è il mio tipo di ragazza ideale? Emma. Te ne ho portate a casa tipo 15. No, amore! Ma devo amore! Mi hai bagnato? No, lui. Questo era sgravo, cioè. Ma io amo solo te. Conviene. Mi piacciono tutte, ma amo solo lei. Scherziamo! Ci siete? Sì. 3, 2, 1. Fa vedere. Emma ha scritto magra, non troppo bassa. No, non troppo basata. Bianca! Vabbè! Alice ha scritto io. Perché sono il tuo prototipo di ragazzo, me l'hai sempre detto. Hai ragione. Ma sei 3 a 2 per Emma. Ma dai, sono io davvero. No, va bene, do un punto a tutte e due per questo, è vero. Cioè, Emma ha descritto te alla fine. Allora, altra domanda. A che età l'ho fatto per la prima volta? Ah, io lo so. Allora, io so com'è andata, ma non so l'età. Sono indecisa. No, sì, me lo ricordo. Me l'hai detto. No, non è questo. 3, 2, 1. Io mi ricordavo 14 o 15, me l'hai detto in Grecia.
Ah, scusami un attimo. Però tu l'hai fatto con me. 4 a 3. Tu ne avevi 17 con me. Ma è possibile? Cioè, solo un anno prima hai dato la tua prima cosa. Esatto. Bravo, amore. Davvero? Mm-hmm. Ma sei le Lanzarote? No, prima. Vabbè, vai. No, ne avevo appena compiuti 16, comunque era inverno, me lo ricordo. Mm-hmm. Quindi. Ok, prossima domanda. Per adesso siamo 4 a 3 per Alice. Ho cominciato a fare prima musica o TikTok? Oh. Musica si intende tipo anche quando tipo suonavi gli strumenti? No, canzoni. 3, 2, 1. Vai. Brave ragazze, siete miei fangirl? Ma le, ho il team di tu fangirl. Tu facevi le medie che suonavi? Che anche a me non ti è in mente. Flauto? Ma che cazzo flauto? Quelli che... Il pirulo, no? Suonavo la chitarra, davvero fuckboy. Prossima domanda. Stiamo arrivando alle ultime. L'unico film in cui ho pianto in vita mia. Lo so. Era tanto tempo fa, avevo 13 anni. È stato l'unico film per cui ho pianto in tutta la mia vita. Aspetta, non mi ricordo come si chiama. 3, 2, 1... Un metro da te, ma per chi cazzo mi hai preso, Emma? Sì, ma è te. Allora, ultime due domande. Qual è il mio sport preferito? Oh, signore. 3, 2, 1. Fai vedere. Bravo, amore mio, ma tu ma sei... Che cazzo ne so? In realtà... Avete sbagliato tutte e due. Il mio sport preferito... È con Alice fare set. Ma cosa mi bagni questa mia? Mi ha messo tutta la faccia, dai. Ultima domanda, questa è la più importante. Chi salverei tra la mia ragazza e mia sorella? Ci siete? Sì. Andate. Fa vedere? Io ho scritto nessuna o entrambe. Ma tu che cazzo ti credi? E tu pure. Ha vinto Alice. Però io mi sento buona, dato che voglio bene alla Emma e ho già un'infinità di vestiti. Gabriel ora metterà foto allegata del mio armadio. No. Cazzo, sono il tuo schiavo. Regalerò il premio ad Emma. A spillare a tuo fratello. Ciao, passo le mie sere a fare un ciaccia. Un amico del mestiere che fa un ciaccia. Passano due anni e non torna pa pa pa. Un ciaccia, niente che possiamo fare un ciaccia. Cerco ma ti manco per un ciaccia. Due anni e non torna pa pa. Un ciaccia, passo le mie sere a fare un ciaccia. Un amico del mestiere che fa un ciaccia. Passano due anni e non torna pa pa pa. Un ciaccia.